Buongiorno, buongiorno a tutti, vi ringrazio per la vostra partecipazione, mi presento, sono Barbara Barri, sono responsabile dell'attività scientifica della Fondazione IMC Centro Marino Internazionale, un ente del Parco Scientifico e Tecnologico della Sardegna. L'IMC è il polo di Oristano del parco. Ringrazio Sardegna Ricerche che finanzia questo cluster e che organizza questo evento, in modo particolare la dottoressa Graziana Frogheri, che è responsabile per Sardegna Ricerca del progetto Ostrinnova. Vi do alcune informazioni sullo svolgimento di questa riunione. L'evento sarà registrato e reso disponibile sul sito di Sardegna Ricerche. La riunione avverrà si procederà alle presentazioni delle attività e dei risultati raggiunti dai ricercatori della Fondazione IMC e in seguito apriremo alle domande e per questo vi invito a prenotarvi utilizzando la chat o la funzione alzata di mano. Cercherò di essere brevissima per dare spazio alle presentazioni. L'obiettivo principale del progetto Cluster Ostrinnova è quello di promuovere il comparto dell'acquacoltura nella nostra regione. Il potenziale dei prodotti ittici di allevamento come fonte di proteina con una bassa impronta di carbonio, a cui spetta un ruolo importante per contribuire alla costruzione di un sistema alimentare sostenibile, è sottolineato anche dai programmi europei, dal Green Deal e dalla strategia dal produttore al consumatore. Una delle condizioni fondamentali per lo sviluppo dell'acquacoltura in quanto settore resiliente e competitivo è promuovere in particolare i sistemi di acquacoltura con un minore impatto ambientale, ad esempio combinazioni di tipi di allevamento per ridurre ulteriormente emissioni di nutrienti e sostanze organiche nell'ambiente. Ed è importantissimo l'integrazione di attività di acquacoltura adeguate, in particolare quelle che offrono servizi ecosistemici, cioè che possono apportare anche un beneficio all'ambiente, in zone protette quali le zone Natura 2000. Questo è ancora più importante quando si operano in ambienti di transizione, cioè lagune, stagni e costieri, in ambienti che hanno caratteristiche ambientali molto variabili e diverse tra di loro, con una elevata biodiversità e con la presenza di specie animali e vegetali che hanno un particolare interesse dal punto di vista conservazionistico. In questo contesto è fondamentale quindi studiare e conoscere la capacità portante dell'ambiente per garantire la sostenibilità nel tempo, sia dal punto di vista ambientale, ma anche dal punto di vista produttivo. L'allevamento delle ostriche, l'ostricoltura, è una di quelle attività di acquacoltura che, se svolte con particolari criteri, possono contribuire a un miglioramento dell'ambiente, possono portare benefici all'ambiente. Voglio ricordare anche l'importanza dell'integrazione dell'acquacoltura con altre attività, non solo con la pesca, come avviene nei comparti di pesca e nelle lagune, ma anche ad esempio con il turismo. Il pensiero va naturalmente alla Francia e ai percorsi turistici legati proprio alla produzione dell'ostrica. Durante la prima fase del progetto Ostrinnova, che è stato realizzato con l'adesione ad allora di 15 cooperative di pesca e concessionari, di pesca e allevamento e concessionari di lagune, sono state sviluppate diverse azioni volte ad individuare e a costruire opportunità a favore delle imprese nel campo della produzione ostricola in Sardegna. Sono stati individuati e validati modelli matematici di previsione della crescita delle ostriche, ad esempio, ed è stata implementata una metodica per individuare i siti potenzialmente idonei per l'allevamento dell'ostrica concava sulla base di una catalogazione delle informazioni e dei dati disponibili per le lagune della regione Sardegna. Ultima comunicazione prima di lasciare la parola ai ricercatori della Fondazione. Nel progetto Ostrinnova, come in tutti i progetti cluster, vige la regola della porta aperta, cioè si può aderire al progetto già in corso. Quindi vi invito a prendervi visione sul sito di Sardegna Ricerche. Ora, per le attività della seconda fase del progetto, lascio immediatamente la parola ai ricercatori della Fondazione. Parleranno, vi presenteranno le attività e i risultati raggiunti il dottor Philippe Graham, che ha esperienza di ricerca sulle tecnologie di allevamento nella valutazione del potenziale produttivo in ambiente lagunare e costiero e nella valutazione dell'idoneità delle aree lagunare e costiere.
Seguirà il dottor Samuele Pagani, che è un esperto di ecologia, di ambienti di transizione e soprattutto dei processi all'interfaccia acqua-sedimenti. E il dottor Gianni Brundu, che ha esperienza di ricerca, oltre che sulle tecnologie di allevamento, anche sulla riproduzione e sull'accrescimento delle prime fasi dell'ostrica in questo caso. Lascio immediatamente in modo da sveltire al massimo i lavori la parola al dottor Philip Graham. Prego. Buongiorno a tutti, avvio la presentazione. Allora, buongiorno a tutti, mi chiamo Philip Graham, sono un ricercatore della Fondazione IMC. Sto lavorando all'interno del progetto Ostrinova, la seconda fase del progetto Ostrinova. Ho lavorato all'interno anche, diciamo, della prima fase di questo progetto. E volevo dirvi che Ostrinova è un progetto cluster che intende dare nuove opportunità di sviluppo all'attività di osticoltura nelle aree lagunari della Sardegna, come tramite la valutazione del potenziale di produzione delle diverse specie d'ostrica come la Crassostrea gigas e l'Ostrea edulis, coinvolgendo direttamente personale delle cooperative, tramite la sperimentazione di strumenti di allevamento in relazione alla tipologia del sito e alle differenti fasi di accrescimento, tramite l'utilizzo di un modello di crescita Shelsim per valutare le potenzialità produttive di diverse zone delle lagune, tramite la caratterizzazione dell'ambiente prima e dopo l'attività sperimentale di allevamento per valutare eventuali cambiamenti ambientali dovuti all'attività di osticoltura. Infine, tramite l'incrementazione delle conoscenze relative alla riproduzione e all'allevamento di ostriche in Sardegna. Il progetto è stato suddiviso in tre work package. Il VP1, che è la valutazione di idoneità dei siti non ancora produttivi e del potenziale produttivo di diverse specie di ostriche e trasferimento di conoscenze e metodologie alle imprese. Il VP2, l'utilizzo del modello di crescita Shelsim per la pianificazione della produzione ostricola. E il VP3, l'implementazione delle tecniche di riproduzione e allevamento di ostriche concava e piatta. I siti che abbiamo scelto per gli allevamenti sperimentali sono state la Laguna di Nora, la laguna di Senarrubia e la laguna di Currusittili, mentre nella laguna di Cabras stiamo raccogliendo i dati per poter utilizzare Shelsim, appunto il modello di crescita. Le specie che abbiamo scelto per questo progetto sono la Crassostrea gigas e l'Ostrea edulis. La Crassostrea gigas, che è l'ostrica concava o anche ostrica del Pacifico, è un'ostrica originaria delle coste della Corea del Giappone ed è ormai considerata cosmopolita. È la specie di ostrica più comunemente allevata perché cresce normalmente, cresce in maniera rapida, si adatta a diverse condizioni ambientali ed è, diciamo, resistente a patogeni. Rispetto all'Ostrea edulis, l'Ostrea edulis è l'ostrica a piatto oppure ostrica europea, quindi l'ostrica nativa europea, è una specie più apprezzata sul mercato, però è meno allevata rispetto alla Crassostrea gigas, in quanto cresce più lentamente, è più suscettibile a morire. Negli anni è stata anche oggetto di pesca indiscriminata, infatti c'è stata una diminuzione dei banchi naturali e ci sono diversi progetti a livello europeo di allevamento di quest'ostrica per motivi di restocking. Durante il progetto stiamo utilizzando due sistemi di allevamento che sono le POSH che avevamo utilizzato anche durante la prima fase del progetto Ostrinova. Questo è un sistema di allevamento in sospensione, vengono comunemente usate in lagune poco profonde, le troviamo in commercio con diverse, diciamo, maglie, quindi adattabili alle diverse fasi di accrescimento delle ostriche. E poi stiamo utilizzando le ceste australiane, anche questo è un sistema di allevamento in sospensione, vengono utilizzate sia in aree profonde che poco profonde, e come per le POSH le troviamo disponibili in diverse misure con diverse maglie.
Durante il progetto le POS le stiamo utilizzando, diciamo, nei siti pilota, attaccate a delle corde tramite degli occhielli, in modo che siano semplici da utilizzare durante le varie fasi, mentre le ceste australiane, che vengono normalmente utilizzate, attaccate a dei cavi che hanno un'anima in acciaio, e che possono essere regolate, diciamo, in altezza, quindi anche per simulare le maree, come per esempio le maree dell'Atlantico, noi abbiamo deciso di utilizzare un altro sistema, un sistema galleggiante, come potete vedere nelle immagini, quindi dotato di boe che tengono questi strumenti nel primo strato d'acqua, dove le ostriche trovano più nutrienti. Allora, come vi ho detto prima, abbiamo utilizzato tre siti pilota. Uno di questi è la laguna di Nora. L'allevamento all'interno di questa laguna è iniziato durante un altro progetto, un progetto del FLAG sud-occidentale, e visto i buoni risultati abbiamo deciso di portare avanti appunto questo allevamento sperimentale. Il seme d'ostrica è stato comprato da uno schioditoio francese. Le ostriche sono state seminate a luglio 2020, quindi un anno fa. Abbiamo seminato 2.400 esemplari di Crassostrea gigas e di Ostrea edulis nella taglia T8. Come strumenti di allevamento, appunto, abbiamo utilizzato le ceste australiane e le poche. Come potete vedere nel grafico, a un anno di distanza, le ostriche, parlando delle Crassostrea gigas, quindi dell'ostrica concava, allevate all'interno della laguna, di questa laguna, e all'interno degli attrezzi delle POSH, sono arrivate alla taglia di 80 grammi, quindi una taglia commerciale di grado 2. Mentre quelle allevate all'interno delle ceste australiane sono cresciute leggermente di meno, arrivando alla taglia di circa 65 grammi. L'Ostrea edulis non è ancora arrivata a taglia commerciale, come ci aspettavamo, perché comunque, come vi ho detto prima, ha dei tassi di crescita più lenti. Lo stesso trend l'abbiamo visto anche per quanto riguarda la lunghezza degli individui, dove le ostriche sono cresciute in maniera più veloce all'interno degli attrezzi, all'interno delle POSH. Per quanto riguarda la mortalità, invece, abbiamo avuto una mortalità del 5% per quanto riguarda le Crassostrea gigas durante il ciclo di produzione, mentre abbiamo avuto una mortalità di circa del 45% per quanto riguarda l'Ostrea edulis. Questa mortalità l'abbiamo avuta soprattutto nella prima fase di allevamento, quindi, diciamo, durante i primi 2 mesi, poi si è stabilizzata e non abbiamo più riscontrato mortalità durante la produzione. Nella laguna di Senarubia, il seme è stato sempre acquistato da uno schioditoio, dello stesso schioditoio francese dove ho acquistato il seme per la laguna di Nora. La semina delle due specie d'ostriche è avvenuta in periodi diversi, perché abbiamo avuto, diciamo, problemi di approvvigionamento del seme, e abbiamo seminato le Crassostrea gigas ad aprile 2021, quindi circa 2 mesi fa, e abbiamo seminato 13.000 individui nella taglia T8. Mentre l'Ostrea edulis è stata seminata qualche settimana fa, nel mese di giugno, abbiamo seminato sempre 13.000 individui nella taglia T10. Gli attrezzi che abbiamo utilizzato sono le ceste australiane e le POSH, tranne che per le prime 2 settimane, dove le ostriche sono state tenute nelle lanterne che potete vedere nella foto, diciamo quel quadrato azzurro, che è un attrezzo che ha una maglia più fina, adatto a tenere le ostriche quando, diciamo, durante la semina, quindi quando è una taglia piccola. Ovviamente non ho dati a questo momento, non ho dati di crescita dell'Ostrea edulis, in quanto è stata seminata qualche settimana fa. Ho qualche dato per quanto riguarda la Crassostrea gigas. Come possiamo vedere dal grafico, nel giro di 2 mesi le ostriche hanno raggiunto una taglia di circa 12 grammi e mezzo. Sono cresciute in maniera, anche se poco evidente, maggiormente all'interno delle POSH. Per
Per quanto riguarda la lunghezza, invece, hanno raggiunto nel giro di 2 mesi una taglia di circa 6 centimetri, 5 centimetri e mezzo, e in questo caso la lunghezza maggiore è stata riscontrata all'interno delle ceste australiane. Comunque sono solo 2 mesi di allevamento, è ancora presto per trarre delle conclusioni. La mortalità registrata finora è circa del 2%. Nella laguna di Corusitil, invece, il seme è sempre stato acquistato dallo stesso scuditoio, la semina è stata fatta negli stessi periodi in cui sono state seminate le ostriche nella laguna di Senarubia, abbiamo seminato quindi 2.000 esemplari di Crassostrea gigas in misura T8 e 2.000 esemplari di Ostrea edulis in misura T10, sempre all'interno degli stessi attrezzi. In linea con la laguna di Senarubia, nel giro di 2 mesi le ostriche sono cresciute in peso, hanno raggiunto un peso medio di circa 12 grammi e mezzo, 13, anche la lunghezza è più o meno la stessa registrata nella laguna di Senarubia, intorno ai 5 centimetri e mezzo, 6 centimetri, dipende dall'attrezzo, mentre la mortalità è stata leggermente più alta, abbiamo raggiunto una mortalità del 3%, che comunque è sempre bassissima. Per quanto riguarda Shelsing, che è il modello di crescita che ho accennato all'inizio della presentazione, questo è un modello di crescita bioenergetico che è stato validato durante la prima fase di Ostrinova con ottimi risultati. Questo modello di crescita, tramite l'utilizzo di dati come l'ossigeno, la salinità, la temperatura, la clorofilla, i solidi totali sospesi, la materia organica particolata, il carbonio organico particolato, ci può fare una previsione di crescita e dirci quanto possono crescere le ostriche in una determinata area della laguna. Quindi adesso stiamo raccogliendo i dati per utilizzare questo modello nella laguna di Cabras. Per raccogliere i dati stiamo utilizzando per esempio dei data logger che ci permettono di raccogliere dati come temperatura, salinità e ossigeno in continuo. Nel caso della temperatura abbiamo dati ogni mezz'ora, mentre salinità e ossigeno ogni 2 ore. E poi puntualmente stiamo raccogliendo campioni d'acqua per ricavare gli altri dati che vi ho accennato prima, come per esempio la clorofilla. Per adesso è tutto, vi ringrazio per l'attenzione e lascio la parola ai miei colleghi. Grazie. Grazie Filip, quindi la parola adesso al dottor Samuele Pagani che ci presenta la valutazione della sostenibilità della produzione ostreicola. Prego Samuele. Buongiorno a tutti, mi presento, mi chiamo Samuele, lavoro presso la Fondazione IMC, dove mi occupo di valutare la sostenibilità delle attività di ostreicoltura nelle lagune. In particolare, infatti, parlerò di questa presentazione intitolata Valutazione della sostenibilità della produzione ostreicola. La laguna all'interno della quale si è deciso di effettuare questo approfondimento riguarda la laguna di Senarubia, che è un sito, come accennava il dottor Graham, in cui sono state seminate 13.000 individui di due differenti specie di ostriche, e abbiamo deciso di concentrare la nostra attività di approfondimento per l'eventuale impatto nelle aree in prossimità dell'allevamento e a una leggera distanza da esso, per vedere se l'allevamento che è stato inserito in questo contesto lagunare possa provocare degli impatti sia a livello bentonico che a livello della chimica delle acque. Per fare questo, infatti, le attività rientrano nella task 2.3 che riguarda la valutazione. Andremo a campionare dei parametri chimico-fisici all'interno della colonna d'acqua. Utilizzeremo anche delle sediment trap per raccogliere il materiale che viene a depositarsi sul fondale e infine faremo delle analisi granulometriche accoppiate anche all'analisi della componente macrozoobentonica, e il tutto verrà fatto in due differenti fasi, prima e post allevamento, per vedere appunto se vi sono delle differenze tra i due periodi. In particolare, come accennava anche il dottor Graham, per la valutazione dei parametri chimico-fisici delle acque, ogni volta che andiamo a campionare preleviamo dei campioni di acqua, delle bottiglie tramite bottiglie da 5 litri in triplicato, da cui attraverso una filtrazione su filtri in fibra di vetro siamo in grado poi di
calcolare le concentrazioni presenti in acqua del materiale particolato totale e le sue componenti inorganiche e organiche, così come anche il carbonio organico e la clorofilla. Questi parametri sono importanti, abbiamo deciso di focalizzarti su questi, non solo perché implementano il modello di crescita Shelsing, ma perché sono appunto i parametri che vanno a determinare un eventuale cambio di stato trofico all'interno dell'ecosistema lagunare, così anche come la disponibilità di nutrienti per la crescita delle ostriche. Le analisi vengono poi eseguite nei laboratori del Centro Marino Internazionale, come ad esempio in questa foto vengono eseguite in collaborazione con un'altra ricercatrice del centro, la dottoressa Kindris, che vediamo in questa slide analizzare la clorofilla, un'analisi che viene effettuata tramite lo spettrofotometro e permette la quantificazione in particolare della clorofilla di poter ben caratterizzare lo stato trofico della laguna. Vengono poi infine posizionate delle sediment trap, che non sono nient'altro che delle scatole, sempre poste in triplicato per avere delle repliche per eventualmente fare un'analisi statistica, all'interno delle quali vengono a depositarsi tutto il materiale sospeso, tutti i soliti organici presenti all'interno della colonna d'acqua. Queste trappole vengono lasciate nelle acque della laguna all'incirca una settimana, 10 giorni, alla fine di questo periodo esse vengono prelevate e il materiale contenuto che si è andato a depositare in questo lasso di tempo viene poi filtrato e analizzato per il calcolo del materiale totale particolato inorganico e organico. Questo è un parametro molto importante da determinare perché permette anche di eventualmente calcolare i tassi di bioaccumulo e biodeposizione che si vanno a depositare appunto al di sotto degli allevamenti, dell'impianto di allevamento e all'esterno. Viene poi eseguita l'analisi della componente granulometrica, in particolare ci riferiamo allo strato 0,5, i primi 5 cm dello strato dei sedimenti. Queste analisi vengono effettuate in quanto l'allevamento delle ostriche potrebbe eventualmente causare modifiche al comparto bentonico. Tramite l'analisi granulometrica e soprattutto grazie al fatto che abbiamo scelto due differenti stazioni all'interno della laguna, saremo in grado poi di valutare se o meno l'impianto pilota che è stato inserito nella laguna di Senarubbia abbia portato delle modifiche a livello ambientale. Infine, una componente importante da valutare, sempre per tenere conto dell'eventuale impatto che un'attività di ostricoltura e in particolare un impianto pilota come quello che verrà a costituirsi all'interno della laguna di Senarubbia ha sull'ecosistema lagunare nel suo complesso, è l'analisi della componente macrozoobentonica. Ci si riferisce a piccoli organismi che vivono all'interno dei sedimenti e hanno cicli di vita specifici e brevi e quindi sono in grado di risentire più o meno velocemente delle perturbazioni che incorrono all'interno dell'ecosistema. Campionando questi individui è possibile vedere se vi siano state delle modifiche nel corso del tempo. Il campionamento viene eseguito tramite BoxCore, che è il macchinario in mano in questa slide al collega dottor Gianni Brundo, che vengono poi setacciati in campo e fissati, sempre durante le attività di campo, in alcol. Una volta che si giunge al laboratorio, il campione viene prima risciacquato dalla componente alcolica per poi essere smistato e effettuare in una prima fase il sorting nei principali gruppi tassonomici fino a poi scendere al livello tassonomico più basso possibile, tendenzialmente quello della specie. L'analisi poi delle comunità bentoniche permetterà di individuare se nei pressi dell'allevamento e alla distanza da esso sono in corso modifiche nel tempo. Vi ringrazio per l'attenzione e passo la parola al collega Brundo. Grazie Samuele, dottor Pagani, vi ringrazio anche perché state mantenendo la tempistica, anzi un po' stiamo correndo, quindi la parola al dottor Brundo, prego. Sì, buongiorno a tutti, grazie Laura, fatemi tornare un attimo. Io appunto sono Gianni Brundo, mi occupo oltre che collaborare con i miei colleghi, aiutare i miei colleghi
nelle attività che hanno già esposto, mi occupo anche di riproduzione e allevamento di organismi invertebrati in condizioni controllate in laboratorio. Proprio in questa presentazione vi parlerò delle attività che facciamo all'IMC, nel laboratorio degli IMC, relativamente alla riproduzione e all'allevamento, in questo caso delle ostriche, che forse per voi è una parte meno interessante rispetto a quelle che vanno esposte i miei colleghi, ma solamente perché è un'attività più scientifica, più di ricerca. Prima di iniziare a parlarvi delle attività che abbiamo in corso riguardo a questa diciamo, linea di ricerca, volevo darvi due informazioni riguardo al ciclo vitale delle ostriche. Questo in particolare è quello relativo all'ostrica concava del Pacifico. C'è da dire che parliamo di una specie a sessi separati, quindi abbiamo i maschi e abbiamo le femmine, che al momento della riproduzione, che avviene nel periodo primaverile estivo, rilasciano il maschio gli spermi e la femmina le cellule uovo, le rilasciano nella colonna d'acqua in cui avviene la fecondazione, quindi fecondazione esterna. Da qui si sviluppa un embrione che dà vita a una larva in grado di nuotare, che si accresce, segue una serie di trasformazioni e nell'arco di circa un mese arriva all'ultima fase di sviluppo larvale, cioè la fase in cui deve metamorfosare. Quindi la larva va verso il fondo della laguna, del mare o dell'ambiente in cui ci troviamo e cerca e trova un substrato duro in cui attaccarsi, cementificarsi, e poi da lì inizierà continuerà tutta la sua vita per sempre attaccata a quel substrato. Nel caso dell'Ostrea edulis, quindi nel caso dell'ostrica nativa del Mediterraneo, ci sono alcune differenze sostanziali in questo ciclo vitale. La prima è che si tratta di un organismo a sessi separati ma a sessualità alternata, quindi in periodi differenti lo stesso individuo può essere maschio o può essere femmina. Generalmente anche all'interno dello stesso ciclo riproduttivo l'individuo è prima maschio, quindi matura gli spermatozoi che rilascia nella colonna d'acqua e poi si trasforma, cambia, inizia a produrre cellule uovo, quindi assume diciamo una funzione femminile. Un'altra caratteristica importante è la fecondazione, che a differenza dell'ostrica concava in questo caso è interna. Quindi cosa succede? Che il maschio rilascia lo sperma nella colonna d'acqua, la femmina capta lo sperma, feconda le cellule uovo all'interno della propria conchiglia e sempre all'interno della propria conchiglia cova le larve per circa una settimana. Quindi le larve nel caso dell'Ostrea edulis vengono rilasciate dopo una settimana dalla riproduzione, quindi in uno stadio più avanzato. Queste larve restano sulla colonna d'acqua per circa due settimane, però durante questo periodo, due settimane fino alla metamorfosi, durante questo periodo sviluppano quest'altro comportamento differente rispetto alla Crassostrea gigas, questo crawling behavior, che non è altro che la tendenza delle larve a depositarsi sul fondo della laguna e a restare lì in forma larvale per un certo periodo di tempo. Quindi vanno a cercare il substrato, ma senza nuotare, quindi più o meno strisciando nel substrato. L'ossicoltura parte dal seme. Come ha detto il mio collega Philippe, noi abbiamo acquistato il seme per le prove sperimentali da uno scrittoio francese, e il seme, oltre che dagli scrittoi, può essere reperito anche in natura. Quindi seme naturale captato tramite delle trappole che vengono chiamate collettori, e in questo caso nella slide vedete questi collettori, che sono quelli più comuni, più utilizzati, che si chiamano capelli cinesi, e sopra i quali la larva va a insediarsi e a metamorfosare, quindi si attacca, utilizza questi substrati, questi capelli cinesi, per metamorfosare ed attaccarsi. L'altro metodo che vi dicevo è la produzione in scrivitoio. Gli scrivitoi in Europa, i più avanti, i più forti, sono i francesi, che hanno quasi il business. Tendenzialmente tutti gli allevatori di ostriche vanno a acquistare il seme dell'ostrica. Sono rari i casi in cui si va a captare seme naturale.
In Italia gli scrittori di Ostrica sono pochi, sono veramente pochi, c'è qualche realtà nel Veneto che si occupa però prevalentemente di ostrica concava e prevalentemente organismi diploidi, quindi non organismi triploidi. In Sardegna non esiste nessuno scrittoio per la produzione di ostrica, se non quello recentemente realizzato nel laboratorio dell'IMC nell'ambito della prima fase del progetto Ostrinova, che è un laboratorio che ha finalità prettamente sperimentali, cioè l'obiettivo dello scrittoio realizzato negli MC è focalizzato più sulla ricerca scientifica. Esso si compone di 4 unità principali. La prima è l'unità fitoplancton, in cui coltiviamo le specie microalgali, quindi le microalghe, che servono come alimento per le ostriche durante tutte le fasi del loro ciclo vitale. La seconda unità è l'unità broodstock o unità riproduttori, in cui manteniamo gli organismi adulti, quindi i riproduttori, in condizioni ottimali per maturare spermatozoi o cellule uovo che utilizziamo per la riproduzione. Dalla riproduzione otteniamo le larve che vengono allevate nella terza unità, l'unità larvale, e poi le larve, una volta pronte per metamorfosare, vengono trasferite nell'ultima unità o unità settlement and nursery, in cui stimoliamo la metamorfosi di queste larve e, una volta metamorfosate, le alimentiamo per accrescersi fino al raggiungimento di una taglia adatta alla semina. Questa era, diciamo, una parte introduttiva sugli scrittori. Adesso vi parlerò delle attività che stiamo conducendo all'IMC relativamente a questa parte. Allora, riproduzione di Crassostrea gigas può essere fatta in due modi, noi la facciamo in due modi. La prima è questa, cioè aprire, sacrificare gli adulti riproduttori che sono pronti per riprodursi, li apriamo letteralmente e aspiriamo tramite delle pipette gli spermatozoi e le cellule uovo. Le spermatozoi e le cellule uovo vengono poi messe all'interno di un contenitore con acqua di mare e là avviene la riproduzione. Lo svantaggio di questo metodo è che appunto gli adulti, gli organismi, gli individui vengono sacrificati. Per ovviare a questa moria può essere utilizzato un altro metodo, che è quello di far riprodurre direttamente gli animali in vasca. Questo è un video che abbiamo realizzato quest'anno, qui vediamo in particolare un maschio, che è questo, che rilascia, vedete che rilascia in continuo gli spermatozoi. Proprio il fatto di rilasciare in continuo gli spermatozoi ci indica che quello è un maschio. E poi quest'altro invece è una femmina, e se notate a un certo punto chiude sbatte le valve e espelle le uova. Qual è la differenza nell'emissione dei gameti? Eccola, l'avete vista, quello ci sta a indicare che quella è una femmina. Il vantaggio quindi di questo metodo è che ci permette di mantenere in vita i riproduttori e poterli riutilizzare per altri cicli riproduttivi. Nel caso di Ostrea edulis la differenza è sostanziale per le differenze durante il ciclo vitale. In questo caso la riproduzione non può essere fatta sacrificando gli animali, bensì cosa facciamo? Noi i riproduttori li manteniamo in condizioni ottimali per stimolare la produzione di spermatozoi e cellule uovo, le teniamo nelle vasche, immaginatevi questa vasca, adesso io ho adattato l'immagine, però questi vengono mantenuti in questa vasca e qua c'è un continuo ingresso di acqua di mare, quindi l'acqua di mare viene continuamente pompata all'interno della vasca. Questi adulti riproduttori procedono naturalmente con la riproduzione, quindi le femmine fanno riproduzione interna, sviluppano le larve e poi a un certo punto espellono queste larve. Per captare le larve noi cosa abbiamo fatto? Abbiamo fatto in modo che l'acqua in uscita da questa vasca venga convogliata verso questo cestello di raccolta, che ci permette proprio di raccogliere le larve prodotte da questi individui. Anche perché questi individui non fanno una sola emissione di larve, bensì nell'arco di circa 2 mesi possiamo avere diverse fasi di emissione larvale. Quindi è un processo continuo e piuttosto lungo.
Una volta ottenuta la riproduzione, alleviamo queste larve e quindi le alimentiamo e le manteniamo in condizioni ottimali per accrescersi. E questo è un po' il ciclo vitale larvale dell'ostrica, in questo caso la Crassostrea gigas. Vedete che questi i numeri che vedete sono i giorni a partire dalla fecondazione. Vedete che le larve assumono via via una forma differente, si accrescono notevolmente e poi nell'arco di circa 20 giorni, massimo un mese, a seconda delle condizioni, raggiungono la fase di metamorfosi. Quindi questa larva che vediamo al centro, a parte la dimensione, la forma della conchiglia, quello che ci sta a indicare che è pronta per metamorfosare è questo punto nero che si chiama occhio, che non si sa bene a cosa serve a livello fisiologico all'animale, però ci dice che quella larva sta per metamorfosare. A questo punto stimoliamo la metamorfosi delle larve esponendole ad una soluzione di epinefrina o adrenalina. Mantenendo queste larve per circa un'ora nell'adrenalina, stimoliamo la metamorfosi, quindi riusciamo a farle stimolare. E in particolare nell'immagine che vedete al centro c'è una larva che si trova proprio nel momento di metamorfosi. Si riconosce per il fatto che c'è questa struttura che si chiama velum, che serve alla larva per nuotare, quindi ancora durante la fase larvale, e poi questa sta per metamorfosare perché sviluppa questa specie di lingua che non è altro che il piede, che serve all'ostrica per captare il substrato, quindi identificare un substrato adatto su cui metamorfosare. E poi metamorfosano. Queste che vedete a destra sono tutte ostriche metamorfosate. Una volta ottenuta la metamorfosi, le post-larve si accrescono piuttosto velocemente e devono essere semplicemente alimentate in maniera adeguata e nel giro di circa un mese, a seconda della condizione, raggiungono la taglia adatta alla semina, che non è altro che la taglia di semina va dai 4 mm di lunghezza della conchiglia in su, a seconda della taglia che si vuole prendere in considerazione per la semina. Queste sono riassunti le attività che stiamo portando in corso negli MC. Non vi ho portato naturalmente i risultati perché siamo nel pieno del periodo riproduttivo di allevamento larvale, che è, come vi dicevo, quello primaverile estivo. E riassumendo, queste sono le sperimentazioni che abbiamo in corso, per cui stiamo lavorando con i riproduttori di entrambe le specie. Quindi cerchiamo le migliori condizioni di, tra virgolette, ambientali in cattività, quindi salinità, temperatura, fotoperiodo, ma soprattutto qualità e quantità di alimento più idonei per stimolare la riproduzione dei gameti, quindi degli spermatozoi e delle uova. Per quanto riguarda l'allevamento larvale, siamo più focalizzati sull'Ostrea edulis, quindi sull'ostrica nativa, perché è la specie di cui si conosce molto meno rispetto all'ostrica concava. Per questa in particolare stiamo testando diversi sistemi, quindi sistemi in statico o sistemi a ricircolo con acqua di mare e poi diversi contenitori, soprattutto per quanto riguarda la forma del contenitore, perché per quello che vi dicevo all'inizio di questo comportamento delle larve di andare a depositarsi verso il fondo. Quindi la forma del contenitore può influenzare positivamente o negativamente la sopravvivenza e la crescita delle larve. Per quanto riguarda entrambe le specie, stiamo testando diverse diete, quindi diverse specie di microalghe e in razioni differenti, con lo scopo di aumentare la crescita, quindi ridurre questo ciclo larvale di crescita e massimizzare la sopravvivenza, quindi cercare di ottenere buone sopravvivenze larvali alla fine del ciclo. E infine, soprattutto, anzi esclusivamente per quanto riguarda l'Ostrea edulis, stiamo lavorando sui tempi di esposizione all'epinefrina e sulle quantità di epinefrina da utilizzare per stimolare la metamorfosi delle larve di Ostrea edulis. Tutto questo per ottenere delle buone percentuali di metamorfosi larvale, perché naturalmente non tutte le larve che arrivano ad essere pronte per metamorfosare poi in realtà metamorfosano. Niente, detto questo, io ho finito con la mia presentazione e ripasso la parola alla dottoressa Maura Baroli.
Ringrazio il dottor Brundu, ringrazio ancora una volta i ricercatori della Fondazione per le informazioni e anche per la sintesi delle attività fatte. Io faccio un'ulteriore considerazione. Dalle presentazioni avete visto l'importanza dei siti di allevamento ed è una delle, diciamo, delle questioni che era venuta fuori anche nella prima fase e delle esigenze che erano state espresse dai potenziali allevatori anche nella prima fase del progetto Strinova, cioè l'importanza della disponibilità e dell'individuazione dei siti di produzione. Con anche una problematica di tempistica poi dell'ottenimento delle autorizzazioni all'allevamento dell'ostrica. A questo fine la Fondazione IMC insieme a Sardegna Ricerca sta lavorando per la predisposizione del piano regionale per le zone allocate all'acquacoltura sulla base di una delibera regionale dell'assessorato all'agricoltura. Quindi la finale del progetto è la predisposizione del piano regionale delle zone allocate all'acquacoltura a mare nelle acque interne, quindi sia lagune, stagni e lagune che acque dolci, in questo caso, ma non per l'ostrica, mediante identificazione e mappatura dell'idoneità all'acquacoltura di queste aree, delle aree precedentemente nominate. Per questo il giorno 27 luglio ci sarà la presentazione delle prime mappe che sono state le prime mappe di idoneità che sono state prodotte nell'ambito di questo progetto e la consultazione con i portatori di interesse la consultazione con i portatori di interesse. Troverete l'avviso per le manifestazioni di interesse sul sito della Regione nella sezione Servizi alle imprese bande gare, quindi chi fosse interessato a partecipare è pregato quindi di mandare la manifestazione e poi sarà invitato alla presentazione delle mappe, ripeto, il giorno 27 luglio alle ore 11. A questo punto, ringraziando ancora una volta i ricercatori, apro la sessione delle domande, se c'è qualche domanda. Non vedo in questo momento né chat né alzate di mano, che se qualcuno. C'è un'alzata di mano, sto dando la parola a Davide Pinna. Grazie. Prego, signor Pinna. Sì, mi sentite? Sì, la sentiamo. Sì, sono della Nuova Sardegna, buongiorno. Buongiorno. Allora, volevo solo fare una domanda sui tempi del progetto, cioè insomma per quando è prevista la conclusione del progetto e poi quindi immagino anche arriveranno le conoscenze su dove e come in quali condizioni sarebbe possibile avviare l'ostricoltura in Sardegna, quindi solo questo. Questa è la seconda fase del progetto, siamo all'evento intermedio, quindi siamo a metà progetto, la durata è di 2 anni, quindi fra un anno avremo le conclusioni. Bene, grazie. Prego. Se ci sono altre domande. Posso? Sì, Alessandra Cannas. Buongiorno. Prego. Buongiorno. Dunque, mi è capitato di parlare con allevatori della costa orientale e quello che ho notato è che la situazione è stata molto diversa quest'anno, cioè in molti siti ci sono state morie
Invece ho visto che nei vostri esperimenti le sopravvivenze sono state molto buone. Ora volevo capire, si può trattare di un problema secondo voi di diverso fornitore? Perché una delle ipotesi che i pescatori hanno fatto è che da loro sia arrivata una partita contaminata dall'herpes virus. Oppure, cioè volevo sapere se c'è un confronto in corso, ecco, sui risultati che si sono ottenuti sulle due coste per verificare quali possono essere le cause. Grazie. Farei rispondere al dottor Graham e al dottor Grundo. Eccomi. Sì. È difficilissimo da rispondere questa domanda. Diciamo, non c'è un confronto adesso ovviamente tra le due lagune. Le morie possono essere dovute a tantissimi fattori e soprattutto diciamo la concomitanza di questi fattori, nel senso potrebbero essere magari dovute all'approvvigionamento, quindi allo schiuditoio, ma allo stesso tempo potrebbero essere state condizioni, per esempio, di stress dell'ostrica dovute a, non lo so, a particolari temperature oppure condizioni di salinità che hanno fatto sì che queste ostriche fossero più deboli in quel periodo e quindi più soggette, diciamo, ad ammalarsi e a morire. Quindi in realtà diciamo che in alcune lagune possono esserci queste morie, ma sarebbe difficile rispondere a una domanda del genere. Quello che abbiamo visto noi, quello che stiamo seguendo noi, non abbiamo avuto... non abbiamo riscontrato queste morie. Grazie. No, volevo giusto capire se c'è un confronto, ecco, sui dati ottenuti, ma forse è troppo presto ancora, è quasi in atto questa situazione. Esatto. Se posso aggiungere a quello che diceva Philip, aggiungerei che lo sapete bene, forse anche più di noi, le lagune sono degli ambienti estremamente variabili e ciclici, quindi oltre che l'origine del seme, io aggiungerei che potrebbe essere pure una questione ambientale della laguna, nel senso capitano spesso le morie in laguna, cambiano variazioni, succedono delle variazioni delle condizioni ambientali e questo magari si può associare anche a una scarsa qualità del seme o viceversa, quindi rispondere così è un po' difficile, non c'è il confronto sicuramente, però posso anche dire che anche noi nella fornitura del seme dell'Ostreidris per questi esperimenti abbiamo dovuto seminare a giugno rispetto alle previsioni che era di farlo ad aprile, perché lo schieditoio ci aveva avvisato che la partita del seme di aprile non era buonissima, quindi abbiamo optato per seminare a giugno con un prodotto migliore. Ho capito. Quello che mi ha colpito è che Olbia, Tortolì, San Giovanni di Muravera, cioè è stato un problema di più siti, non è la singola laguna, è che tutte le lagune fossero su una costa, e quelle in cui ci sono stati problemi, cioè ha fatto pensare a un'origine comune. Ecco, però diciamo che è un auspicio semplicemente che in futuro si possa cercare di capire se effettivamente è stata una fornitura contaminata oppure se, come avete giustamente detto voi, sono state le condizioni ambientali e climatiche che si sono verificate in quelle lagune ad aver generato le scarse sopravvivenze. Grazie. Sicuramente il avere delle condizioni ambientali ottimali rende comunque l'individuo meno stressato, quindi meno soggetto, anche se contaminato da herpes virus, a diciamo manifestare la patologia. Quindi sì, stiamo parlando di un'altra costa. L'importanza, questo insomma mette in evidenza l'importanza del monitoraggio, della scelta dei siti attraverso anche i parametri ambientali. Prego, altre domande? E c'era una domanda di Alessandro Porcu, che ha fatto una domanda anche sulla chat, sì. Gli diamo la parola. Prego. Alessandro Porcu, può parlare? Alessandro, prego.
Mi sentite adesso? Sì. Sì. Eccomi, buongiorno. La domanda era questa. Il tasso di mortalità della fecondazione, la fase post-fecondazione, potrebbe essere indice che potrà determinare e poter selezionare gli animali più robusti anche in una fase successiva? Ecco, quindi fare proprio una selezione più precisa degli animali, sia tanto per poter garantire la vita dell'animale nella fase di crescita, ma anche per ottenere un prodotto sempre più performante per il mercato. Posso rispondere io? No? Un attimo, vorrei... presento io Alessandro Porcu della cooperativa di Sant'Andrea di Senarrubia, è uno dei siti e sta seguendo personalmente la fase sperimentale di allevamento. Prego, dottor Bruno. Sì, ciao Ale. Sei entrato appieno nella branca della ricerca per quanto riguarda la riproduzione delle ostriche. Sì, hai pienamente ragione, nel senso naturalmente gli schioditoi hanno le loro famiglie di ostriche e le selezionano con cura, sono gelosissimi dei loro animali e li selezionano con l'obiettivo di ottenere sicuramente delle sopravvivenze, delle crescite maggiori. Ultimamente la questione sta un po' cambiando, nel senso che fino a, ti direi, un decennio fa, forse anche meno, si puntava a mantenere individui riproduttori che crescevano molto velocemente. Quindi i figli poi di questi riproduttori crescevano veloci, si facevano crescere, si utilizzavano come riproduttori, tutto per massimizzare la crescita, allevamento in situ. Adesso le cose, almeno per quanto riguarda la crassostrea gigas, quindi l'ostrica concava, sono un po' cambiate, nel senso che questi animali sono molto soggetti a herpes virus, a malattie, quindi a morie, per cui si tende un po' più a selezionare quelle famiglie che sono più resistenti alle malattie. Quindi lì sta un po' a seconda delle condizioni, anche della zona geografica, direi. Lo scrittoio punta a dei riproduttori più resistenti o più veloci a crescere rispetto ad altri o viceversa. Il tuo spunto per fare questo con le specie sarde è assolutamente... Sì, sono su questa linea anche io, si possono... Aggiungo anche che, ecco, una piccola parentesi che forse mi sono scordato di dire, nelle attività che abbiamo fatto noi, che facciamo qui nello scrittoio dell'IMC, lavoriamo esclusivamente con riproduttori locali, quindi sia per quanto riguarda la crassostrea gigas, che è presente spontaneamente nelle lagune, sia l'ostrea edulis, siamo andati a raccoglierle direttamente noi in natura. Ecco, detto questo, per il futuro sì, potrebbe essere auspicabile lavorare assolutamente con specie qua sarde, e in quel caso sarebbe da valutare se puntare più sulla crescita, sulla velocità di crescita, oppure sulla resistenza a malattie. Però prima di stabilire questo, diciamo che ci mancano, dobbiamo raccogliere altre informazioni che attualmente ci mancano. Grazie. Vorrei fare una precisazione su quanto ha detto il dottor Brundo adesso sul fatto di utilizzare i riproduttori locali, perché l'ostrica concava che viene allevata è un'ostrica triploide, quindi un'ostrica che non si riproduce. Quindi non so, Gianni, puoi specificare perché si trovano dei riproduttori, a parte che hai già detto che ormai è cosmopolita. Sì, quello che diceva Filippo. Ormai è definita una specie cosmopolita, nel senso che è stata esportata a partire dal Giappone in tutto il mondo con scopi di allevamento, proprio perché è molto adatta per l'allevamento. Quindi ormai la si trova ovunque. Nelle lagune, noi l'abbiamo trovata nelle lagune appunto di Senarrubia, di Corrositri, ma c'è anche un po' in tutte le lagune. Sarà arrivata in passato tramite le acque di zavorra delle navi nel porto di Oristano, oppure con altri sistemi di allevamento, perché non... Ci sono altri impianti di allevamento qui nel compendio ittico del Golfo di Oristano. Comunque è arrivata tempo fa e adesso è puntualmente, è spontaneamente presente sia l'una che l'altra specie. Tuttavia noi come centro di ricerca ci sentiamo di cercare di evitare di contribuire alla disseminazione di questa specie, quindi nelle prove di allevamento che facciamo noi durante i nostri progetti lavoriamo per quanto riguarda l'ostrica concava con animali triploidi.
non sono animali geneticamente modificati, semplicemente hanno un terzo corredo cromosomico rispetto ai due classici degli animali, degli organismi naturali, e questo, il fatto che siano organismi triploidi, evita che si riproducano, quindi non sono fertili, per cui noi seminiamo animali che si accrescono e poi non sono in grado di riprodursi. Grazie mille. Prego. C'è qualche altra domanda? Sì, mi sentite? Prego. Sì, prego. Sono Giuseppe Ollano, presidente della cooperativa IT Canora che gestisce la Laguna di Nora. La domanda, volevo, a seguito di quello che è stato appena detto, era se c'era una corrispondenza, diciamo, per quanto riguarda la poliploidia, con una maggiore resistenza e un maggiore risultato degli allevamenti rispetto, diciamo, agli individui invece, diciamo, non poliploidi. Sì, sicuramente sì. Naturalmente gli individui che non si sforzano, che non impiegano energie per la riproduzione, si accrescono più velocemente, però lascio la parola al dottor Graham se vuol rispondere o al... Sì, posso semplicemente dire che i triploidi vengono utilizzati per esempio anche su altre specie in acquacoltura perché, come stavi dicendo tu Maura, possono utilizzare l'energia invece che per esempio maturare o per la riproduzione, utilizzare quella stessa energia per crescere, quindi crescono più veloci e in alcuni casi abbiamo anche una qualità diciamo a livello del sapore, diciamo, migliore negli animali che non maturano. Quindi comunque per rispondere alla domanda si crescono più velocemente. Non so se vuole aggiungere qualcosa. Sono sempre in linea? Sì. No, e quindi c'è, diciamo, comunque nei programmi, nei progetti appunto del vostro istituto, c'è quello di poi, diciamo, partendo da una genetica, diciamo, di individui locali, andare a ipotizzare di produrre dei poliploidi con una genetica sarda, perché se a questi corrisponde, diciamo, se ai poliploidi corrisponde un maggiore successo di produttivo, ecco, può essere questa la strada da percorrere. Sì, è un buono spunto. Qui lascerei la parola al dottor Brundu, che lavora, diciamo, in maniera... lavora all'interno di questo campo, insomma. Sì, buongiorno Giuseppe. Sì, quello che ho detto io prima riguardo alla triploidia, al fatto di non riprodursi, quello è una questione un po' di salvaguardia ambientale, il discorso che facevo io come istituto di ricerca, nei limiti di quello che possiamo fare. Però si tendono ad allevare le ostriche triploidi, come diceva Philip, non solamente ostriche, tanti altri animali, si tende alla triploidia perché questi animali crescono più velocemente, hanno una qualità migliore e spesso sono anche più resistenti alle malattie. Negli obiettivi degli MC, posso parlare io personalmente come ricercatore che si occupa principalmente di questa attività agli MC, direi che negli obiettivi degli MC noi siamo più orientati verso l'ostrica piatta, quindi verso l'ostrica nativa, per tutta una serie di motivi, ma principalmente perché l'ostrica concava ormai ci sono gli scrittori francesi che ne producono a costi veramente bassi, per cui diciamo l'importanza della ricerca a produrre ostrica concava triploide viene un po' meno. Per l'ostrica nativa, certamente mi riallaccio al discorso di Alessandro, il nostro interesse è quello di lavorare con organismi locali, quindi creare, la lancio un po' così, passatemelo, creare magari per il futuro un prodotto più sardo, quindi a partire da riproduttori sardi, quindi creare un prodotto sardo nella sua totalità e non so fino a che punto si potrà arrivare con le sperimentazioni perché per quanto riguarda l'ostrica nativa, quello che dicevo prima, è molto poco conosciuta,
i protocolli di riproduzione e allevamento non sono ancora ben definiti e chiari, per cui c'è tanto da lavorare a differenza dell'ostrica concava. Sicuramente non sarebbe male arrivare ad un risultato del genere, cioè arrivare a lavorare anche sulla ploidia di questa specie, anche se forse l'importanza di allevare diciamo ostrica nativa triploide viene un po' meno rispetto all'ostrica concava, a mio avviso. Sarebbe secondo me ottimo riuscire a produrla già in quantità adeguata e produrre un prodotto che si accresce sicuramente, quindi con buoni tassi di crescita e di sopravvivenza, ma anche resistente alle malattie. Quello che vi diceva all'inizio Filippo riguardo all'ostrica nativa, quindi l'ostrica piatta, sui progetti europei, vi dico che in Europa stanno lavorando, esiste un consorzio di paesi nord europei che lavora esclusivamente su riproduzione e allevamento, finalizzata al restocking, ma con tutta una serie di problemi che sono legati soprattutto alle malattie di questi animali, perché questi animali sono molto più delicati rispetto all'ostrica concava, quindi molto più soggetti alle malattie. Per quello dico che sicuramente sarebbe buono arrivarci, però con un occhio sempre a queste criticità, a queste difficoltà nell'allevamento di questa specie. Il motivo per cui viene allevata quasi esclusivamente l'ostrica concava non è per niente, è solamente che è molto più resistente, molto più facile da allevare rispetto all'ostrica nativa. Considerando anche che l'ostrica nativa, quindi l'ostrica piatta, è molto più apprezzata, spunta a un prezzo di mercato che è anche 5 volte superiore, quindi però non viene allevata a meno perché è più difficile, appunto. Grazie. Prego. Aggiungo una cosa, allora, intanto vi ricordo che la Fondazione Centro Marino Internazionale è un ente di ricerca, per cui noi non siamo dei produttori che poi venderanno il seme. L'interesse per l'ostrica nativa, come diceva il dottor Grundu, è anche dal punto di vista ambientale. Si lavora anche per la ricostituzione dei banchi naturali. Essendo poco allevata, naturalmente è stata soggetta a forti pressioni di pesca. Se c'è qualche altra domanda, prego. Sì, c'è una domanda di Paolo Mossone, gli diamo la parola. Prego, sì. Dottor Mossone. Buongiorno, mi sentite? Sì. Ok, no, soltanto sul tema del... Può presentarsi? Ah beh, certo, sono il direttore dell'IMC, ma ho anche seguito delle attività di ricerca specifiche sugli aspetti economico-aziendali della produzione dell'ostrica concava in particolare. E tutto questo l'ho fatto proprio nell'ambito delle attività di ricerca che l'IMC svolge in collaborazione con il FLAG della costa sud-occidentale. E quindi dicevo, in merito al discorso se tra ostrica concava, diciamo, e ostrica nativa, quindi ostrica del Pacifico e ostrica nativa, c'è da dire che le due produzioni, come succede in tante produzioni agricole anche, possono convivere o essere alternativa a seconda delle scelte aziendali. Voi sapete che tantissime aziende hanno delle produzioni, diciamo, per un mercato più di massa, che vengono definite il classico cash cow, cioè il classico prodotto che genera gran parte del cash flow aziendale, ma magari con minore valore aggiunto. Ci sono invece poi produzioni più di nicchia che però meno collocabili sul mercato per una serie di ragioni, non ultimo le difficoltà produttive che la rendono anche molto costosa, tuttavia hanno un valore aggiunto maggiore. Quindi parlando in termini, chiaramente fatto salvo tutto quello che si diceva, che sono poi ovviamente le strategie dell'ente riguardo anche alle finalità di alcune ricerche che noi facciamo più specifiche proprio in tema ambientale,
però fatto salvo tutto ciò, l'interesse rispetto a queste due produzioni ha questo senso e ha questo fine, cioè in Sardegna si sta sviluppando un comparto che si va a rafforzare e si sta rafforzando nel tempo di produttori ostricoli che si affiancano ad altre produzioni, e questo noi lo vediamo naturalmente anche come un'occasione di diversificazione produttiva per le imprese, sia per le imprese che hanno già altre produzioni magari di altri bivalvi, sia per le imprese invece che si vanno a specializzare su queste produzioni, e in un caso e nell'altro comunque la possibilità principale, principali possibilità produttive sono naturalmente legate alle produzioni più consolidate, delle quali noi abbiamo messo a punto alcune, come dire, tecniche molto specifiche rispetto agli ambienti e alle peculiarità locali, e parliamo naturalmente dell'ostrica concava, ma poi andiamo anche poi a lavorare sulla possibilità anche di collocare delle produzioni di nicchia con molto più alto valore aggiunto, con una possibilità anche di caratterizzazione di mercato molto superiore, perché stiamo parlando di un prodotto assolutamente autoctono, che però naturalmente per arrivare a risultati di produzione sufficiente dal punto di vista della significatività economica per l'impresa, c'è tanto lavoro da fare in base proprio a quello che diceva il dottor Brundu. Tuttavia è un'ipotesi di lavoro sulla quale stiamo operando e intendiamo operare. Grazie. Grazie, dottor Mossone. Qualche altra domanda? Va bene, se non ci sono domande sì, possiamo... Alessandro Gorla. Prego, signor Gorla, si presenti. Buongiorno a tutti. Buongiorno Alessandro. Sono Alessandro Gorla e mi occupo di allevare ostriche da un po' di tempo nello stagno di San Teodoro. E volevo innanzitutto complimentarmi e ringraziare tutti gli attori di questa bellissima iniziativa, che è già la seconda edizione, che vogliamo dire. Insomma, ha avuto un'evoluzione importante e si sta approfondendo sempre di più. Molto opportuni gli indirizzi presi già dalla prima volta, come adesso anche questo, per andare a studiare i vari ambienti che si possono destinare in maniera organica poi allo sviluppo di una pratica così interessante, sostenibile, anticrisi, insomma ce ne sono tante da attribuire all'ostricoltura. E quindi complimenti, ben lavoro, ben fatto. Volevo però, anzi senza però, volevo approfittare dell'intervento fatto da Alessandra Cannas, dalla dottoressa Cannas, e riguardo alle morie, ecco. Come sappiamo, noi facciamo ostricoltura da quasi 20 anni nello stagno di San Teodoro e ne abbiamo viste tante, insomma, abbiamo certa esperienza. Quindi volevo dire a dottor Pinna che l'ostricoltura in Sardegna esiste già, fortunatamente. E questo mi serve per ricollegarmi alla considerazione che faceva la dottoressa Cannas. È vero che i siti che lei ha citato sono tutti sulla costa orientale della Sardegna, ma forse la caratteristica che li accomuna di più non è proprio la dislocazione geografica, quanto potrebbe essere il lungo utilizzo e la frequentazione di altri allevamenti in genere, la presenza più che la frequentazione, la presenza di altri allevamenti, compresi altri lotti di ostriche che stanno lì da anni ormai. E mettere un piccolissimo quantitativo in una laguna, chiamiamola, passatemi il termine, vergine,
non è paragonabile in termini di impatto, di eventuali riscontri e presenza di patogeni, a siti invece già utilizzati con altissima densità, con diverse specie come Olbi ad esempio. Tant'è vero che a Sant'Adoro noi Moria negli ultimi due anni sostanzialmente non ne abbiamo avuta, e attribuisco questo effetto al vuoto sanitario di fatto che c'è stato da quando abbiamo avuto uno stop pressoché totale dell'attività del 2019, che ci ha impedito di portare semine per altri motivi, come alcuni di voi sanno, legati più alla condizione sanitaria della zona di produzione, sanitaria alimentare intendo, piuttosto che quella zootecnica. Quindi, concludendo, mi chiedo e chiedo a voi, a tutti, se c'è un'attenzione anche per il futuro a sviluppare una capacità anche diagnostica di eventuali malattie, perché si è parlato, ma se c'è, se non c'è, se l'abbiamo importato, se dipende dal lotto, ma sono state fatte analisi sui vari patogeni conosciuti, per esempio su questi lotti oggetto di Moria? Si pensa di sviluppare una capacità in tal senso anche qui da noi in Sardegna, gli MC, ZS o chi voglia? Grazie. Grazie Alessandro, sempre, vabbè, cosa dire da chi alleva ostriche da oltre 20 anni. Allora, per quanto ci riguarda, come vi ho detto e come è stato presentato, la massima attenzione sulla capacità portante dell'ambiente. Per quanto riguarda la questione sanitaria, l'istituto zooprofilattico è quello che ha in carico e che ha le competenze per sviluppare questa attività. Alessandro, come ben sai, l'istituto zooprofilattico era partner nella prima fase di Ostrinova. Quindi non è l'IMC in questo momento che ha le competenze, però è una cosa su cui riflettiamo e potrebbe, insomma, è su cui adesso svilupperemo delle idee. Sì, Maura, posso aggiungere? Certo. Sì, ciao Ale. No, volevo dire solamente, io mi trovo d'accordo con te, nel senso, per quanto riguarda queste morie, sarebbe da indagare l'origine, se malattie degli animali, se sono malattie importate, se sono presenti nella laguna. Come ha detto la dottoressa Maura Baroli, noi non abbiamo i mezzi, sinceramente, l'IMC per farlo, però ci si potrebbe affidare all'istituto zooprofilattico, come noi tra l'altro abbiamo fatto durante la prima fase del progetto Sinova, cioè quando abbiamo fatto le prove di allevamento nella laguna di Senarrubia, la prima prova, alla fine del ciclo di allevamento abbiamo portato un campione, dei campioni di animali all'istituto zooprofilattico, proprio per fare una valutazione di eventuali malattie o patogeni presenti in questi animali allevati, e ci hanno dato esito negativo, nel senso che gli animali analizzati erano totalmente, completamente sani. Per cui invito la dottoressa Canas o chi si è interessato a fare una valutazione di eventuali morie di rivolgersi a un istituto come lo zooprofilattico o approfondire l'argomento. Senza mezzi non ci si arriva a capire l'origine, insomma, di queste eventuali morie. Ma preferisci che facciamo alle due? Alessandro, sei ancora con il microfono aperto? Comunque nel frattempo dicevo, non so, noi abbiamo sull'esperimento, sull'attività su Senarrubia, naturalmente il seme che viene acquistato dagli scuditori francesi è certificato, quindi esente da virus. È stata fatta la prova, cioè è stato chiesto all'istituto zooprofilattico comunque di fare un'analisi su un numero significativo di campioni anche prima della semina, proprio perché
la laguna di Senna Rubbia era una laguna vergine da questo punto di vista. L'altra cosa che mi risulta è che comunque gli allevatori debbano in qualche modo rivolgersi loro direttamente all'istituto zooprofilattico nel momento in cui si verificano delle emorie, e su questo, se Alessandro Gorla ci sta ascoltando, vorrei la sua conferma. Sì, se ho ancora il microfono aperto, scuso per prima, ma ho ricevuto una telefonata, pensavo di avere il microfono staccato, non lo controllo da qua. E, in pratica, sì, ci sono alcune malattie dette notificabili per le quali c'è l'obbligo e altre no. E ostra ed herpes virus al momento non è più tra queste, ad esempio. Però io ho sollevato la questione perché potrebbe essere la giusta integrazione di questo ampio e ben strutturato progetto di studio sull'ostricoltura. Ma perché? Perché può essere veramente una discriminante. Cioè, le morie sono una delle cose più importanti. Si è già parlato di crescita, di mercato, di tutti tanti aspetti, però quello della moria è veramente un problema molto serio, che può addirittura far desistere l'aspirante ostricoltore dal proseguire in questa attività, perché possono arrivare, allora sì, un 5, 10, 15%, un 20% può essere fisiologico, ma quando si arriva a percentuali dell'80-90%, a quel punto diventa anche economicamente insostenibile l'attività. E era solo un invito il mio a considerare anche questo aspetto tra quelli fondamentali per una buona riuscita e un buon avvio di questa attività a livello regionale. E poi ricordo che comunque la Sardegna è la prima regione in Italia per produzione di ostriche, quindi siamo già a un buon punto. Questo progetto si innesta su una condizione già favorevole, ecco. Quindi ben venga l'approfondimento di tutti gli aspetti. Gli allevatori possono rivolgersi agli ZS tramite anche la ASL, facendo delle opportune segnalazioni, che la quale si può poi rivolgere sia agli ZS nelle varie regioni che anche al centro di referenza nazionale, che è quello di Legnaro a Padova, condotto dal dottor Arcangeli. In più ci sono altri centri specializzati in ittiopatologia che possono affrontare la situazione. Molto della differenza, sinceramente, la fanno i singoli ricercatori che si trovano ad operare in questi centri. Posso aggiungere una cosa per quanto riguarda le morie? Come anche noi nel nostro piccolo su qualcosa stiamo lavorando per quanto riguarda le morie, nel senso che durante la prima fase di Ostrinova abbiamo visto che in determinati attrezzi la mortalità era stata minore. Viste molte pubblicazioni, molti studi anche su riviste importanti, dicono che le morie, soprattutto anche da herpes virus, sono dovute a, come dicevo prima, a tanti fattori messi insieme, come può essere per esempio un aumento della temperatura. Noi ora stiamo studiando appunto gli attrezzi diversi di allevamento per vedere se effettivamente tra diversi attrezzi ci sono delle condizioni interne all'attrezzo che sono più favorevoli all'ostrica, quindi a ridurre lo stress e magari a diminuire questi eventi di mortalità. Quindi anche a livello di ricerca, a livello insomma della ricerca che stiamo portando avanti, stiamo tenendo in considerazione questo aspetto della moria. Posso intervenire? Sì, infatti sì. C'è Paolo Mosone che voleva intervenire da diversi minuti, prego. Grazie. Allora, in riferimento specifico al discorso che si faceva poc'anzi e che ha introdotto giustamente Alessandro, che è sempre, come dire,
quando parla dalla sua esperienza, dall'altro la sua esperienza molto, molto ricco di spunti. Allora, due discorsi, uno che riguarda proprio l'ente di ricerca IMC e un altro invece riguardo ad aspetti produttivi. Per quanto riguarda l'ente di ricerca IMC, allora, la parte sanitaria, non stiamo parlando di morie in generale, ma qua ci siamo concentrati su morie dovute a problemi sanitari. Allora, sono delle attività che richiedono delle strutture, delle specializzazioni e delle competenze molto specifiche, diverse rispetto a quelle che abbiamo. Noi sostanzialmente lavoriamo laddove, diciamo così, l'attività dell'uomo con le tecnologie che mette a punto incontra un determinato ambiente nel quale si installano dei processi produttivi stando molto, con molta attenzione agli effetti che questi processi produttivi, possono avere sullo stesso ambiente. Quindi, diciamo così, sì, è un tema centrale, fondamentale per quanto riguarda l'allevamento, ma non è un tema che noi sviluppiamo e francamente anche per il futuro non vedo una scelta di questo genere, non essendo attrezzati in nessun senso per poterla portare avanti. Questo non vuol dire naturalmente che noi non interagiamo con chi invece è attrezzato per fare questo. Lo abbiamo fatto, come ha detto giustamente Maura, nello Strinnova 1, lo faremo ancora, semmai per cercare di dare un'altra angolazione, di vedere la questione produttiva da un'altra angolazione. Però entrando nello specifico della questione produttiva, mi ha colpito una cosa che ha detto Alessandro, che peraltro è verissima, cioè il fatto che ci siano in certi casi molto specifici, abbiamo visto, delle elevate mortalità, potrebbe addirittura essere un disincentivo alla produzione. Sì, è vero, però allora io ho lavorato con i miei colleghi naturalmente su un'ipotesi di business plan, chiamiamolo così, per l'azienda che produce ostriche. Ora, nei business plan ci sono l'analisi dei costi veri e propri, poi c'è l'analisi del rischio, cioè di quei costi che non sono ponderabili se non attraverso metodi statistici. Ecco, riguardo una nuova produzione in un luogo dove non ci sono produzioni precedenti, questa analisi, se non affidandoci a determinati elementi ambientali che però non riguardano la situazione sanitaria specifica, non è fattibile. Non è fattibile semplicemente perché non ci sono dati pregressi. Cioè, un conto è che tu, Alessandro, faccia, come dire, una statistica basata su 20 anni di attività del rischio di moria nel sito e con a bocce ferme di tutti gli altri parametri del tuo processo produttivo. Un altro conto è proiettare un'analisi simile in un luogo in cui non c'è mai stata produzione precedente. Quindi il discorso è, ci sono sicuramente le possibilità di valutare e verificare su altri organismi, e non mi avventuro oltre perché non lo so, non è il mio campo, però dico, sicuramente ci sarà la possibilità di valutare su altri organismi se ci sono dei patogeni che possono colpire anche l'ostrica. Ma probabilmente, anche avendo riscontri di questa natura, cioè da indagini di campo, difficilmente da quelli si può risalire a una funzione significativamente economica di analisi del rischio. Quindi il fatto è che l'analisi del rischio in molti processi produttivi, e quello delle ostriche da questo punto di vista non è un'eccezione, molto legata alle condizioni ambientali produttive e al modo in cui il singolo produttore conduce la sua attività.
voi sapete che in allevamento zootecnico ci sono allevamenti uno a fianco all'altro, uno produce bene, fa tutto come si deve, ha degli animali sani, e all'altro gli muoiono, un giorno sì e l'altro no. Quindi, insomma, a un certo punto il molto, ma veramente molto, di ciò che può essere anche il successo commerciale e produttivo di, un'azienda che si immette e che inizia ad intraprendere questa attività, molto di ciò dipende fondamentalmente dal grado di addestramento di chi produce, e quindi qua diventa veramente molto importante anche il trasferimento tecnologico sulle modalità di produzione. Grazie. Grazie, dottor Mossone. Sì, sono d'accordo su tutto quanto ha detto Paolo. Volevo, cioè, l'iniziativa dell'IMC è così importante e ampia che di fatto ha assunto un ruolo speciale, come dire, un ruolo di riferimento, di collegamento tra il mondo della ricerca, tra gli allevatori, e forse potrebbe anche ritagliarsi. So che non è specifico compito, competenza, e non ne ha neanche le attrezzature, tutto ciò che serve nei laboratori per fare certi tipi di analisi, però fare da tramite, non so come, insomma, riconoscere all'IMC questo suo ruolo di coordinatore di un ambiente sfaccettato che prevede anche, tra le cose più importanti, quella di cui abbiamo parlato. E poi era anche un invito che volevo fare con l'intervento precedente ad Alessandra Cannas, perché coinvolga e motivi gli allevatori che vanno incontro a questi problemi ad approfondire, perché spesso evitano addirittura di fare le segnalazioni perché scoraggiati, perché non si aspettano risposte forse o cose del genere, e invece no, bisogna che tutti quanti partecipi ad approfondire sempre di più la conoscenza. Quindi il coinvolgimento degli istituti in grado di fare analisi deve essere condotto ad opera di tutti, e in modo che questi anche cerchino delle figure professionali molto molto specializzate e adeguate, o le formino. Questo volevo dire. Prego. Posso? Sono in linea? Posso? Sì, sì. Sì. Allora, ci conosciamo tutti, voi sapete che io in effetti non ho un ruolo di nessun genere nell'ambito dell'ostricoltura, però giro molto per le lagune. Ci sono appunto ormai tante lagune in cui si fa l'ostricoltura e tante in cui si vorrebbe iniziare. E mi chiedo, ma non sarà il caso di creare una rete che presenta un progetto alla regione o dove si vuole, in cui c'è dentro appunto, se ci sono dentro tutti gli enti di ricerca che si occupano di ostricoltura, l'Istituto Zooprofilattico, per fare un lavoro che in qualche modo elimini qualche variabile. Per esempio, cercare di fare una sperimentazione in cui la fonte del seme è la stessa, il sistema di monitoraggio ambientale è lo stesso, in modo da avere un quadro, diciamo, regionale di ciò che sta succedendo all'ostricoltura in Sardegna, visto il rilievo che sta assumendo questa attività. Potrebbe essere, visto ciò che ha già fatto e i risultati ottenuti, lo stesso IMC a farne magari da capofila. Io chiedo scusa, ma dopo 40 anni in cui lavoro nella ricerca in Sardegna, mi rendo conto che uno dei nostri principali problemi è lo spezzettamento, cioè ci sono tante cose interessanti che poi difficilmente si concretizzano in un risultato comune, perché c'è scarsa comunicazione. Quindi diciamo che prima di andare in pensione definitiva mi piacerebbe molto riuscire a vedere che un qualcosa del genere si fa su un'attività rilevante come l'ostricoltura. Poi non so quali ostacoli reali ci siano perché questo si realizzi, però certamente per il settore sarebbe molto importante. Una situazione di questo genere consentirebbe di seguire almeno per un periodo gli allevatori, perché è vero quello che dice Alessandro, muoiono le ostriche e basta, non lo dico a nessuno, non le compro più, cioè per accompagnarli in modo coordinato, diciamo, ecco. Grazie Alessandra.
Allora, io vorrei far presente, come ho detto prima, i progetti cluster nascono con le imprese dentro e nascono dalle esigenze delle imprese. Il problema sanitario, nella fase 1 del progetto Strinova, dove c'era dentro l'istituto zooprofilattico col dottor professor Fulvio Salatti, dove lui personalmente ha sollevato il problema e sollecitato le aziende alle segnalazioni, ripeto, nella prima fase del progetto Strinova, Alessandro, che partecipava ed era anche nel comitato, lo conferma, non è una cosa che, cioè non è stata una delle esigenze che sono emerse in quel momento dalle aziende. Continuiamo con il proseguo della seconda fase di Ostrinova, quindi il progetto che vedeva tutti gli enti messi insieme, così come si aspettava Alessandra a Cannas, è seguita la seconda fase strutturata in base proprio alle esigenze e alle richieste degli aderenti al progetto. La questione della segnalazione e della messa a disposizione anche dei dati di moria per questioni sanitarie è un'altra cosa molto, molto importante. L'IMC, nella raccolta di tutti i dati esistenti per la definizione delle zone da allocare all'acquacultura, credo che ormai abbiamo raggiunto tutti i dati disponibili, non mi risulta che siano disponibili dati di questo tipo. Quindi anche nella pianificazione, sapere e conoscere delle zone che sono colpite da moria è estremamente importante. Cioè, se questo è una delle esigenze che vengono segnalate, che vengono espresse e che vengono, ripeto, dati resi disponibili, assolutamente, come diceva il dottor Mossone, noi non siamo attrezzati per fare questo tipo di analisi. Nella prima fase di Ostrinova l'ha fatto l'Istituto Zooprofilattico. Fra le attività che abbiamo fatto nella prima fase di Ostrinova e che continueremo a fare anche in questo progetto, è quello di sensibilizzare proprio chi alleva a segnalare e a rivolgersi agli esperti. Se questa diventa, come ci ha espresso Alessandro Gorla, è diventata una questione importante, naturalmente prenderemo in considerazione di coinvolgere gli istituti con le competenze e deputati a questo. Poi sappiamo che, diciamo, che l'Istituto Zooprofilattico della Sardegna è rimasto un po' orfano quando è andato in pensione delle competenze di ittiopatologia del dottor Salati, ma c'è qualcun altro che lo fa e ci sono anche altri istituti, oltre all'Istituto Zooprofilattico, e Alessandro puntualmente li ha nominati sempre con la precisione e l'esperienza che lo contraddistingue. Quindi sì, sicuramente questo c'è, l'impegno c'è. Non so se c'è qualche altro intervento. Raimondo, vedi qualcuno? No, alzate di mano. No, neanche in chat ci sono domande. No, mi sembra. Posso chiedere a questo punto alla dottoressa Frogheri di intervenire? Si sente la mia voce? Perfettamente. Perfetto. Buongiorno a tutti, Graziana Frogheri, Sardegna Ricerche. Come è stato detto appunto nella parte introduttiva dalla collega Maura Baruli, Sardegna Ricerche appunto ha finanziato questo progetto sul potenziamento della produzione dell'ostrica in Sardegna. Già ormai siamo partiti 4 anni fa con una prima fase che era appunto la fase 1,
che ha visto anche, come ricordava Maura, la partecipazione appunto e la costituzione proprio all'interno del progetto di un comitato tecnico di lavoro, che aveva proprio l'obiettivo, diciamo, di rispondere anche alle sollecitazioni che sono venute in campo oggi, cioè di mettere insieme più competenze nell'ambito della produzione delle ostriche in Sardegna, e all'interno di questo comitato tecnico scientifico c'era anche appunto l'Istituto Zooprofilattico. Giornate come queste sono giornate, insomma, per Sardegna Ricerca molto importanti, non solo perché appunto si raccolgono un po' i frutti di quello che è il lavoro di quest'ultimo anno di attività. La fase 1 appunto ha seguito con un successivo rifinanziamento appunto di altre attività che non erano state completate nella prima fase, proprio grazie agli spunti e all'interesse da parte delle imprese partecipanti siamo andati avanti con un secondo biennio e siamo oggi appunto circa metà di questa seconda fase di progetto. Ci siamo mossi sostanzialmente su due linee di attività, come è stato detto insomma sapientemente dai ricercatori coinvolti, sul potenziamento della produzione, quindi un accrescimento di competenze, di tecnologia, di sperimentazione attraverso appunto lo studio di quello che già si fa a livello di ostricoltura in Sardegna, che si fa appunto, come ricordava Gorla, da tanti anni, oltre 20, sia diciamo ci siamo mossi su un altro quesito che nasceva sempre appunto dalle esigenze delle imprese, che era quello appunto di individuare nuovi siti produttivi vocati alla produzione delle ostriche in Sardegna. Quindi diciamo che ci siamo mossi su questi due ambiti, avendo anche la necessità di andare oltre appunto il primo triennio, finanziando una seconda fase con l'introduzione anche di uno studio specifico attraverso appunto un interesse che è appunto sempre rilevato da parte delle imprese, uno studio sulla produzione di un'ostrica nativa. Quindi abbiamo visto oggi appunto che si sta lavorando nell'allevamento sperimentale, nel raccogliere appunto quelle che sono i dati da parte degli IMC su appunto questi due tipi di specie, quindi sia quella concava che quella piatta. Giornate come questa, appunto, dicevo, sono giornate molto importanti, proprio perché Sardegna Ricerca ha necessità non solo di divulgare quello che stiamo facendo appunto nell'ambito delle ostriche, nell'ambito del progetto, ma anche per raccogliere spunti e per modulare anche l'attività di progettazione futura. Quindi io ringrazio sicuramente Alessandro Gorla, che con la sua esperienza e con i suoi spunti, sempre appunto molto lucidi, pone delle questioni importanti. Il suo apporto era stato fondamentale nella fase 1, è fondamentale in questa fase, sarà fondamentale anche successivamente, come fondamentale l'interesse e anche la motivazione che ci spinge a continuare a lavorare su questo ambito da parte di tutte le cooperative che hanno partecipato, sia nei siti pilota sia nei siti diciamo già produttivi, e che ringrazio sia per essere presenti oggi sia per aver appunto partecipato alla condivisione di questi risultati importanti ed essere intervenuti anche appunto in questa modalità online. È la prima volta che lo facciamo per questo progetto. Devo dire che mi sembra che sia andata bene, anzi c'è stata comunque appunto grande partecipazione. Ringrazio anche il FLAG Sardegna Sud-Occidentale, che oggi avrebbe dovuto fare un intervento ma appunto specifico insomma sull'attività anche di collaborazione nel progetto, ma che appunto non ha potuto esserci. Ringrazio quindi comunque l'intervento che c'è stato da parte di Alessandra Cannas. Noi raccogliamo sicuramente gli spunti, quindi diciamo che oggi era una giornata di dimostrativa anche di quello, insomma, e divulgativa di quello che è stato fatto, ma raccogliamo anche eventualmente appunto un'ipotesi di lavorare sulla diagnostica delle malattie. Sicuramente diciamo in questo momento non è deputato IMC a farlo, ma come diceva Gorla, IMC è un punto di riferimento importante, è il nostro interlocutore sulla ricerca, la sperimentazione e il trasferimento dell'ostricoltura, delle competenze in ostricoltura in Sardegna, e quindi noi facciamo tesoro di quello che abbiamo sentito oggi. Ricordo a tutti che noi in questi anni abbiamo cercato comunque di tenere traccia di quello che si stava facendo, aggiornando in continuazione insomma il nostro sito internet. Abbiamo una pagina dedicata al progetto. Il progetto è aperto, la caratteristica appunto del progetto cluster è la sua flessibilità, quindi chi è interessato può partecipare anche formalmente attraverso appunto la compilazione della manifestazione di interesse per entrare in contatto con noi e essere inseriti all'interno della programmazione del progetto. Invito tutte le persone che hanno partecipato oggi a rivederci tutti quanti il 27 luglio.
perché appunto ci sarà la presentazione, ci sarà diciamo, una presentazione importante delle prime mappe della stesura che IMC ha fatto sulla realizzazione di un piano regionale per, la, per le zone allocate all'acquacoltura in Sardegna. È un passo importante, è un passaggio di consultazione al quale io invito tutti a esserci, ad aderire. Il programma di adesione lo trovate sul sito della, della regione, ma anche sul sito di Sardegna Ricerche. Io sono a disposizione con i miei recapiti email e di telefono che appunto trovate in calce alla mail che avete ricevuto nell'invito di oggi, per qualsiasi informazione, ma anche appunto per ricevere ulteriori sollecitazioni in merito. Ringrazio tutti i ricercatori, Maura appunto come referente di progetto e tutte le imprese che hanno partecipato a vario titolo e che stanno partecipando a vario titolo a questo progetto. Grazie. Grazie anche a te. Se non ci sono altre considerazioni o domande, Maura, possiamo anche, anche chiudere. Sì, direi sì, con doverosi ringraziamenti a tutti ancora. La dottoressa Frogheri vi ha dato tutte le informazioni, quindi niente, aspetteremo, vi aspettiamo in qualche modo alle, ai prossimi eventi e con vostre, la vostra adesione e manifestazioni di interesse. Arrivederci a tutti. Grazie. Arrivederci. Buona giornata. Grazie. Ciao.